E vogliamo andare adesso, poi vediamo se riusciremo anche a collegarci via Skype con l'ospite. Vogliamo andare a Mangone, in provincia di Cosenza, dove è stato inaugurato il pastificio SEM, realizzato e gestito da Sadia, Adama e Madi del Senegal e della Costa d'Avorio. I tre hanno costituito la cooperativa SAM, un'azienda per la produzione di pasta fresca e osti. Infatti, accanto al pastificio è sorto anche il brand Particula, pane per la messa, che produce le ostie destinate alle celebrazioni. La nascita della cooperativa è stata sostenuta dal progetto Fare Sistema Oltre l'Accoglienza, sostenuto da Fondazione Con il Sud, dalle cooperative Foco di Chiaramonte Gulfi e MIFA di Cosenza, insieme alla AMU e all'Associazione Azione Famiglie Nuove. Oggi Sadia, Adama e Madi producono e vendono il loro prodotto già apprezzato da molte famiglie, ristoranti e rivendite commerciali. Alla realizzazione della pasta, appunto, hanno unito anche la produzione artigianale di ostie per la messa e loro sono musulmani. Hanno detto, appunto, vogliamo fare questa cosa per i nostri fratelli cristiani. Allora, ascoltiamo in questo servizio le interviste di quanti hanno collaborato a rendere possibile questo progetto. Ma al di là della cooperativa MIFA, di cui sono presidente, ma rappresentiamo delle famiglie del territorio, diciamo che ci siamo appunto strutturate e costituite in cooperativa per poter andare un po' incontro alle esigenze di queste persone meno fortunate di noi, no? Quindi poter dare il nostro contributo, diciamo, nel sociale. Siamo stati spinti da questo, ma ripeto, al di là di questo, della stessa rete che ci vede coinvolti con tanti altri partner, la Foco, AFN, AMO, Fondazione Casille, quindi sono tante realtà che siamo in rete. Già di per sé questa è un'esperienza, diciamo, molto bella, no? Di cooperazione tra diversi enti, tra diversi soggetti. E con ogni volta l'accentuazione a dei partner che magari vengono messi, diciamo, in prima linea nei territori dove il progetto viene calato. Quindi questa è stata un'esperienza molto edificante e formativa per noi stessi come cooperativa. Ma mi vorrei su tre aspetti e momenti particolari di questo progetto e di questa esperienza. La prima è stato il giorno in cui siamo andati a prendere questi ragazzi che erano minorenni e abbiamo aderito appunto a questa richiesta d'aiuto, erano sbarcati a Corigliano e siamo andati con un furgone appena neocostituiti a prenderli ed erano ragazzi minorenni, quindi poi affidati appunto a Casa Ismaele che ne ha curato il processo formativo. Sia professionale che individuale, a partire dall'alfabetizzazione, a partire da tante esigenze loro, quindi questo è stato il momento sicuramente che ho nel cuore. Il secondo è stato nel momento in cui ci è stata offerta la possibilità di valutare questo progetto con Fondazione per il Sud. E quindi la possibilità di pensare a una start-up, a un progetto per dei ragazzi che magari ne avevano voglia, ma non solo ragazzi immigrati, era aperto al territorio, quindi inizialmente è stato proposto a Casa Ismaele ed è stato proposto pure ad altri ragazzi che poi per altre vicissitudini è appunto lì il momento che ho nel cuore, quando sembrava che tutto falliva, da una parte un po' la sfida di questi tre ragazzi dice no, noi lo vogliamo portare comunque avanti, anche se non ci sono i nostri compagni, diciamo, italiani, no? I loro amici italiani. E quindi questa determinazione, questa voglia comunque di portarlo avanti. Il fatto di dover produrre pasta fresca è stata un'iniziativa, una volontà soprattutto loro, anzi come dicevano loro, vogliamo produrre il pane per la messa dei nostri fratelli cristiani. Questa è stata un qualche cosa che mi è entrata nel cuore, quindi.
Lì c'è stata questa forza poi di tutta la cooperativa, di tutti i volontari, ma soprattutto del territorio tutto, che tutta la comunità roglianese, mangonese, Santo Stefano, quindi tutto il territorio della Valle del Savuto che si è stretto intorno a questo progetto, che abbiamo fatto un tutt'uno perché si realizzasse questo loro sogno. E quindi questi sono stati i momenti, diciamo, importanti che ci portiamo nel cuore, ecco. Iniziando a lavorare nella Foco mi è venuto subito proposto di seguire un nuovo progetto, di una start-up di pasta fresca. Sinceramente non subito sono entrato a pieno nel progetto, però mi è bastato conoscere i tre ragazzi che facevano parte della cooperativa, quindi Adama, Madi e Saggia, per capire, per farmi prendere dalla loro voglia di scommettersi, dalla loro voglia di realizzare il proprio sogno. Ed è proprio su questo sogno che si è basato tutta la startup, ed è proprio su questo sogno che siamo riusciti a mettere su tutto questo progetto. La cooperativa SAM nasce con il supporto della Fondazione Con il Sud all'interno dell'iniziativa Immigrazione, che ha finanziato il progetto Fare Sistema Oltre all'Accoglienza. La SAM è di fatto una start-up di impresa, ci tengo proprio a dire questa cosa, che è un progetto di start-up di impresa che crea economia sana ed economia pulita da un problema attualissimo e storico in questo momento, che è quella del grande dramma dell'immigrazione in Italia, di persone che sono costrette a lasciare il proprio paese per esigenze sia umanitarie sia di grandi povertà. Questo è l'esempio di come da una fatica, da un bisogno estremo di ragazzi che sono stati costretti a lasciare i propri affetti, i propri cari, hanno avuto la capacità di scommettersi, di investire su se stessi e creare una realtà produttiva che non solo li realizza come persone, ridà loro una dignità di esseri umani, permette loro di potersi spendere per la società, ma fa bene proprio alla collettività tutta, perché realizza un'economia sana, realizza un processo produttivo dove si contribuisce alla crescita e alla ricchezza sociale di tutto il territorio. Quindi questa è un'esperienza che traccia un avvio e una buona prassi che non può che fare bene a tutta la collettività e non è riferita solo a una stabilità lavorativa dei ragazzi che ci hanno creduto, hanno investito e si sono sacrificati per questa attività. Dopo la prima parte del progetto abbiamo avuto molto commenti positivi riguardo al progetto, quindi invitiamo tutti quanti a venire a assaggiare il nostro prodotto, e che noi facciamo la pasta fresca di qualità. E quindi vi aspettiamo, vi invitiamo tutti quanti siamo nella zona di Mangone, strada statale di Mangone, quindi andando a Famila siamo qui, vi aspettiamo tutti quanti, chi è di passaggio nella zona vi aspettiamo con il cuore aperto e il braccio aperto. Grazie. Alcuni che hanno assaggiato hanno detto che... Sì, alcuni che hanno assaggiato, che ci hanno dato veramente ci hanno fatto veramente dei complimenti sul prodotto, e veramente saremo felici di accogliervi qua al pastificio SAM con tutti i miei soci. Grazie.